Eccoci per proprio l'ultimissima Ultimissima. parte e ti volevo chiedere, abbiamo nominato tantissime volte un aneddoto su tutti, su appunto il grande Giorgione, Giorgione Chinaglia. Sir, poi Long John lo Long chiamavano, John. Long John. Era la marca di whisky che io preferivo. No, e Giorgio è stato un personaggio unico di una. Purtroppo i suoi atteggiamenti lo hanno portato per qualche verso ad apparire diverso da quello che lui realmente era. Intanto era di una generosità pazzesca, di un altruismo incredibile fuori dal campo. Poi in campo, come ti ho detto prima, Higuaín mi sembrava un dilettante, invece poi l'ho superato. E era una persona eccezionale. Devo dire che il nostro cruccio è quello di averlo probabilmente lasciato solo in America pensando che lui stesse bene lì. E abbiamo fatto di tutto per portarlo qui in Italia, cosa che ci è riuscita. E come sapete, la tomba di Giorgio sta nella stessa cappella dove c'è Maestrelli e la sua famiglia. E credo che non ci sia altra squadra, e non dico che possa vantare perché non ha nulla a che vedere con un vanto, ma che possa dire che un allenatore e un giocatore stiano nella stessa cappella. Come giocatore, ribadisco il concetto, è quello che ha cambiato il volto del tifoso. E a volte sembrava anche provocatorio, soprattutto nei derby, però era gioco forza, conoscete perfettamente quello che può essere il tifo quando c'è una partita del genere. Ho visto l'animosità della ragazza romanista, l'ho vista che lei, guarda, io senza conoscerti gli avevo detto che sei romanista. Ma lo sai come la chiamiamo noi, la passionaria di Passione del Calcio? Quindi hai Vedi, visto mi ha dato giusto. la stessa impressione. È così, No, così. però, di un aneddoto di Giorgio, ricordo uno che abbiamo affrontato in un cinema. Noi eravamo molto superstiziosi. Noi andavamo in ritiro a Villa Panfili e avevamo come cinema vicino il Gregory che sta in via Gregorio VII. E a volte non mi nascondo che andavamo a vedere lo stesso film, perché non era cambiata a distanza di 15 giorni, quindi andavamo comunque. E prima di un derby andavamo lì alle 4, perché poi alle 7 bisognava cenare, andavamo tutti quanti a vedere questo film in questa sala, e quindi eravamo tutti seduti, alle 4 c'era poca gente, oppure c'era il ragazzo che andava al cinema con la ragazza, via dicendo. Entra un ragazzo romanista con la ragazza, vede Giorgio e gli fa: "A gobbo, a domani facciamo 3 gol". Io ero sicuro che sarebbe successo quello che è successo. Si sono chiuse le luci. Giorgio ha detto: "Io sono il gobbo", e gli ha dato tutti i colori. Questo dopo che perché Giorgio poi aveva andare a litigare con lui. Questo, nonostante avesse preso, ha detto: "Mo ti aspetto fuori". E noi l'abbiamo accompagnato, ha detto: "Guarda, meglio te ne vai", piantato la ragazza, ci portano via perché è inutile. Per dirti, Giorgio era un po' il nemico dell'altra sponda, perché con i suoi atteggiamenti che potevano anche essere provocatori, però era tale la sua appartenenza a questi colori. E così come Totti lo può essere, o De Rossi lo può essere attualmente, noi purtroppo non ne abbiamo uno dopo che è andato via Ledesma, e quindi succedevano Queste questi fatti. cose. Invece, al di là del tifo, vogliamo parlare anche un po' della nazionale con il nostro Federico Menichelli. Un applauso a Federico. Ciao Federico. Vai, Federico. Allora, buonasera. Allora, il suo esordio da titolare con la nazionale italiana risale al 26 febbraio del 74, Sì, nella partita con la Germania. Italia-Germania dell'Ovest. E io volevo sapere che ricordi ha di quella giornata. Splendidi, perché è stato il mio esordio in nazionale, peraltro all'Olimpico, e devo dire che giocai una buona partita, però con tanta tanta emozione.
Sono andato a letto alle 11, alle 3 stavo già in piedi, alle 7 sono andato nell'albergo dove c'era anche un negozio di barbiere, per cui mi sono fatto fare una barba che francamente non aveva senso, ma comunque dovevo perdere tempo, e quindi c'è stata una nottata veramente insonne, perché ovviamente giocare in nazionale, poi oltretutto avevo già 28 anni, quindi molto tardi. E un aneddoto su quella partita, ed era pieno lo stadio, quindi c'erano 70.000 persone, sono riuscito a inquadrare dal campo di gioco un mio amico carissimo con cui con sua moglie e mia moglie ci frequentavamo. Sono tanti, insomma, la curva da Montemario contiene, credo, quasi 20.000 persone, 18.000 persone. E quello mi ha dato un po' di coraggio, non so perché, ma mi ha dato coraggio. Ok, e poi un'altra domanda. Volevo sapere il perché ha preferito scegliere la nazionale italiana rispetto a quella inglese. Non avevo alcun dubbio, anche perché io sono nato in Inghilterra, ma dopo 6 mesi mio padre è stato trasferito a Napoli, a Bagnoli, presso un'unità della NATO. Non ho mai avuto questo dilemma. Mi è stato chiesto dal giornalista inglese se avessi potuto scegliere, ma non mi è mai venuto in mente di scegliere se non quella italiana. Ovviamente mi sembrava veramente assurdo, insomma, no? La mia vita l'ho passata qui in Italia. Ok, grazie mille. Grazie a te. Per fortuna, direi, per fortuna. Adesso invece proseguiamo è la volta sulla scia azzurra, last but not least, vai Davide, Davide Rogli. Davide Rogli. Buonasera, adesso con il campionato fermo ci sono i ritiri delle nazionali e ci sono ovviamente le conferenze stampa, e sono uscite fuori le dichiarazioni di Conte, il quale ha dichiarato che a fine europeo, insomma, lascerà la nazionale. Quindi cosa pensa di questo addio dell'allenatore, del CT della nazionale, e come vede in generale il gruppo azzurro per questa avventura in Francia per Euro 2016? Credo che sia stato un errore, e più che errore una scelta che a livello temporale avrebbe dovuto avere un altro modo di essere gestita. E anche perché Conte ha deciso ufficialmente di andare via dopo gli europei, ma mi chiedo, qualora dovessero andare male, che cosa direbbe la gente, e mi chiedo altresì che cosa può aspettarsi da un giocatore che sa di non avere Conte dopo gli europei nel momento stesso in cui viene escluso, e lui si ritiene un escluso senza ragione. Per cui ci sono tanti aspetti che non mi sono piaciuti in questa vicenda. Non voglio entrare nel particolare, perché lui ha fatto una scelta, per carità, che gli sembrava la più giusta. Probabilmente ha sbagliato i tempi, perché ha fatto di tutto per diventare allenatore di questa squadra. Il suo ingaggio, oltretutto, era pagato non solo dalla federazione ma anche da uno sponsor, quindi c'erano tutti i presupposti perché lui potesse rimanere tanti anni. Capisco che di fronte ad una offerta del Chelsea che deve risalire, e oltretutto anche a livello psicologico peggio di così il Chelsea non può andare, per lui è sicuramente un punto di rilancio, un punto di ripartenza dopo quello che ha fatto di buono nella Juventus, che, insomma, non dimentichiamo che ha vinto tre scudetti consecutivi, insomma, è un personaggio di grande calibro, di grande spessore, però l'avrei gestito a livello temporale in modo diverso. Invece questa non era programmata, però purtroppo mi sorge spontanea dopo gli attentati di Bruxelles, dove sono morte tante persone, probabilmente aumenteranno purtroppo. Ecco, e anche dopo gli attentati di Parigi, se pensa che un europeo in Francia possa essere un pericolo, o se si giochi solamente per un business. Capisco pure che
dall'altro lato i terroristi vogliono rubare la libertà alla gente, quindi non giocare sarebbe come darla vinta a loro, però dall'altro è pure vero che è un evento così grande che può essere un serio rischio. È vero, purtroppo quello che sta succedendo non è umano, perché non si può pensare a quello che è successo prima a Parigi e poi a Bruxelles. Peraltro noi della Lazio abbiamo un club che è a poche decine di metri da dove è successo l'esplosione nella metro vicino al palazzo della Comunità Europea, e proprio oggi mi hanno messaggiato dicendo che una delle loro socie, e uno dei loro soci, che è una donna, una ragazza che ho conosciuto l'anno scorso, si trovava nella metro proprio nel momento in cui è avvenuta l'esplosione, quindi sotto shock, si è salvata ovviamente. Però dico che si deve giocare. È come se noi, per paura che esiste, ci rintanassimo tutti quanti dentro casa. Dice, così non mi capita niente se fanno. Questo significa eccedere. È altrettanto vero che esiste la possibilità che ci siano, però di fronte a questo punto non guardo nemmeno a quello che può essere l'aspetto economico, perché non credo che il business venga prima di una vita umana, che siano una o che siano 34. Ma infatti mi trovo d'accordo, volevo sapere il suo punto di vista. Quindi vanno giocati, proprio per una sorta di sfida tra due antagonisti, uno leale, l'altro vigliacco. La ringrazio. Grazie, Davide. Invece volevo, tornando al calcio, volevo una tua risposta, però cerca di, qui ti sbilanci al massimo per quanto riguarda, secondo te, chi può essere l'uomo giusto che appunto dovrà sostituire Conte sulla panchina azzurra? Io prenderei Ancelotti se fosse libero. È una persona sotto il profilo umano squisita, e sotto il profilo tecnico mi sembra che abbia vinto tutto, sotto il profilo del giocatore è uno che è stato un grandissimo giocatore, quindi sono tutti requisiti per poterlo portare di nazionale. Però ci sono tanti altri aspetti che ci sfuggono, l'aspetto economico, l'aspetto della disponibilità, e quindi faccio fatica a vedere un grande nome alla guida della nazionale. È stato fatto anche Donadoni, sì, oltretutto, ma c'è Donadoni che per esempio potrebbe essere un uomo adatto, perché molto pagato, molto posato, intenditore di calcio, è stato un grande giocatore negli anni più belli del Milan, e potrebbe essere lui l'uomo sorpresa, chiamiamolo così. Un ritorno, diciamo, che è stato sfortunato. Esatto. Ora salutiamo anche chi non è potuto intervenire di Passione del Calcio. Allora, Donatella Swift, Giusy Citer, Andrea Simmi, Michele Santoro, Leonardo Guidini, Fabio Ranocchiari, Fabrizio Amoretto, Lorenzo Marcualdi e Emanuele Tinari. E ringraziamo inoltre Andrea Perla per le riprese, Roberto Antonelli per le foto, ovviamente Enzo Bucchioni in collegamento, il mio compagno d'avventure calcistiche Stefano Rizzo, e ovviamente te, Pino Wilson, per aver accettato appunto l'invito. E veramente ci teniamo, perché in queste serate, diciamo, di veri campioni, tu ne sei l'esempio lampante. Grazie veramente, perché ripeto, essere qui tra voi, poi tra gente che inizia una carriera prestigiosa, perché essere giornalista è difficile, oserei dire, perché i giorni d'oggi purtroppo è molto difficile fare più l'applicazione. Uno vorrebbe dire tante cose che sono poi un luogo comune. Dico sempre, siate voi stessi, perché è un consiglio che vi dico dall'alto della mia esperienza in questo campo, e quindi procedete secondo quello che vi dice la vostra testa e non di quello che vi sta vicino. Complimenti. Sono convinto che appunto questa bella serata che ci hai regalato sarà sicuramente una tappa importante
per la loro carriera. Perciò grazie da parte mia, da parte di tutta la redazione di Passione del Calcio, grazie Pino e grazie Erika, e grazie a tutti voi che ci avete seguito sia qui presenti, per tutti coloro che sono presenti nel live, in questo live, e tutte le persone che ci vedono da casa e da chissà dove, perché siamo comunque visti anche all'estero, anche in Italia, all'estero. Grazie a tutti. Alla prossima.